Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Nello scorso video ho cominciato la campagna di Yu-Gi-Oh! Zexal e ho affrontato due duelli, più un tutorial che due veri duelli, per insomma imparare a usare le carte numero. Dopo i due duelli della scorsa volta, oggi penso che ne farò almeno tre. Iniziamo con il primissimo duello, il passero. Abbiamo fatto anche la conoscenza di Astral nello scorso episodio, che è uscito dalla chiave che porta Yuma, il protagonista, al collo. Astral si trovò sempre più comodo in questo nuovo mondo e così diventò un fanatico del programma televisivo di azione interpretato dal passero. Si identificò con il personaggio principale perché anche lui proveniva da un altro mondo e un po' sono simili. Non comprendendo la televisione, Astral incoraggiò Yuma a cercare il passero, ma Yuma non ne voleva sapere in effetti. Tuttavia, il giorno dopo scuola, la sua amica Tori arrivò con delle novità. Ma Tori significa anche uccello in giapponese. Ehi Yuma, hai sentito? Il passero è giù al porto! Hanno costruito un set a South Street! Non possiamo sprecare questa opportunità, Yuma. Se il passero è veramente arrivato qui attraverso un vortice dimensionale, potrebbe sapere qualcosa su di me e la mia memoria. Ma che c'entra il passero? Scusa! Che c'entra quello? Non capisce Axtral. Comunque sia, entrarono furtivamente sul set per vedere insomma le riprese. Purtroppo, a causa di un contrattempo, Yuma e i suoi amici furono scoperti. Ma contrattempo di che? Un contropiede, casomai? Contrattempo? Non capisco. Vabbè. E nella confusione Yuma perse il suo deck. Oh! Però, mentre le guardie di sicurezza scortavano fuori Yuma, il passero apparve improvvisamente da nulla. Questo è il tuo deck? Perché so che non è il mio. Ah, mi deve essere caduto, grazie. Non devi ringraziarmi, ma ho una piccola richiesta. E cioè? Vorrei sfidarti a un duello. Fantastico, ti piace duellare? Quando non sto salvando l'universo, sì. Che dici di duellare adesso, passero? Veramente? Grande! A proposito, il mio vero nome è Nelson. Comunque sì, i due vennero scortati fuori e quella notte nella stanza d'albergo Nelson trovò una misteriosa carta numero, il numero 83, Regina Galattica. E quando la raccolse fu posseduto dalla carta, che gli fece credere che lui fosse veramente il passero, ma lui lo è veramente, anche se è un attore. Comunque sia, il passero a quanto pare era impazzito e stava creando caos nella città. A questo punto credo che Yuma debba affrontarlo a duello per vincere, no? E farlo tornare in sé. Da quello che ho capito, lui prende le carte numero delle persone che salva e per far ritrovare la memoria ad Astral. Nelson, perché attacchi le persone innocenti mentre sei nei panni del passero? Devo compiere il mio dovere per la Regina Galattica. Ho giurato di sconfiggere l'Imperatore Oscuro Max Furioso e i suoi scagnozzi. E voi perché siete venuti qui? Forse l'Imperatore Oscuro è riuscito ad affondare i suoi artigli su di voi? Nelson, svegliati! Se sei alleato con l'Imperatore Oscuro non ho altra scelta. Devo combatterti. Se vuoi un duello sono pronto. Vai! Bene, prima azione spietata. Buona! Se hai un mostro da sacrificare. Iniziamo per primi... Secondo me pescare al primo turno era un vantaggio. Quindi per questo. Oh, questa qua l'altro giorno, tra l'altro, mi è apparsa nei feed Tifone Spaziale Mistico che nega l'attivazione della carta Magia Trappola dell'avversario. No, non funziona così. Appello accorato potrebbe essere interessante. Mi fa prendere il controllo di un mostro dell'avversario fino alla fine della mia seconda end phase. Però solo quando ricevo danno diretto. Abbiamo Arciere Acia Acia, ovviamente. Quando questa carta viene evocata normalmente o scoperta, infligge 500 danni al tuo avversario. Ma a caso, Mago Gagaga potrebbe essere utile quando c'è una carta che ti fa. Che ti obbliga ad attaccare con mostri di un certo livello massimo. Quindi per ora non mi serve. Anche perché non può essere usata come materiale per evocazioni sincro. Quindi niente. Peschiamo venti di bufera. Guarda, uso tifone spaziale mistico perché non ho idea di cosa possa essere. Buona! Mi è andata benissimo perché guarda ora... Aspetta, questo che fa? Va bene, evochiamo allora guerriero Gagaga e gli do 20 di bufera che gli aumenta l'attacco di 1000 punti fino alla mia prossima standby phase. Il che vuol dire che io sto a 2500 punti di attacco... Fino al prossimo turno, per tutto il turno dell'avversario. Ma è buonissima allora. Tra l'altro Tornado l'attivo
posso attivarla solo quando il mio avversario ha 3 o più carte nella zona carte magia e trappola, quindi per il momento non posso fare niente. Cavaliere Zubaba. Ah, se questa carta attacca un mostro scoperto in posizione di difesa. Allora, prima attacco con Mago Gagaga, così vediamo se mi fa danno. No, non fa nulla, cos'è? Ah, deve essere tributo, ok, niente, allora via. Finisco. Ah no, fermati, fermati, che finisco. Attacco diretto con la bestia qua, cavaliere. Per il momento questi sei turni stanno andando davvero bene. Posto, perfetto, allora. Stessa tattica di prima, attacco con Mago Gagaga, la carta coperta. E se poi è più forte, lui la distrugge semplicemente con l'effetto. Ok, questa posso attivarla solo tramite il suo effetto. Quindi nulla. Uguale a prima, va bene. Mi accontento. Secondo me il deck del passero non è male, ma è come tutti quanti i deck dei protagonisti. Fanno schifo, però se peschi le carte giuste, fai i grandi danni. Livello 3. Quindi, no, per forza livello 4 devo evocare. Vabbè, qua mi dice che posso fare l'evocazione sincro, ma non la faccio. Non mi conviene. The Boys. Ah, quando viene... Boia. Meno 2000. Cosa? Ehi, perché meno 2000? Ma scusami, ma perde comunque, perde. Cioè, ha evocato due The Boys per prendersi 2000 punti danno tramite l'effetto, ma avrebbe comunque perso perché non sono in difesa. Va bene, è andata molto bene. Con la sconfitta del passero, Yuma vinse la carta numero 83, Regina Galattica. Nelson finalmente tornò in sé. La carta numero sbloccò dei nuovi ricordi di Astral. Ora ricordo il momento della mia nascita, il momento quando sono stato chiamato Astral. Il futuro del mio mondo è nelle mie mani. Non male questo duello. Frenesia felina! Lei è Katie! Questa la conosco. Katie Catherine. Era gelosa del rapporto speciale che Tori e Yuma possedevano. Vabbè, protagonisti. Protagonista e la sidekick del protagonista. Che però è donna, perché ovviamente. Era questa gelosia che spinse a comandare il suo esercito di gatti per rimuovere Tori dalla circolazione. Vedi che ha senso che lei si chiami Tori? O poi magari in giapponese ha un altro nome. Dovevo fare ricerche. In giapponese Tori si chiama Kotori, che significa uccello. Riporta! Riporta! Sì! Amici miei, siete gli unici a volermi bene, e ora ho bisogno del vostro aiuto. Devo affrontare un topo fastidioso. Ma se si chiama uccello canonicamente? Di che devono affrontare un uccellino? Perché un topo? Perché? A parte che... Questa sembra... Sapete cosa mi sembra lei? L'esperimento di Bill. Bill si è fuso con il Pokémon, lei si è fusa con un gatto. Cioè, non sono capelli questi. Non esiste un capello del genere. Una parrucca? Può essere. Ah, lei è del musical Cats. Questo topo ha cose che io non ho. Lei ha amici? Un amico in particolare. Credimi, tu avresti molti amici. Cioè, amici che non vorresti avere, ma ce li avresti. Non è giusto. Lei mi fa diventare una gattina triste. Lei non ci piace. Perché parli a plurale? Lo faccio anch'io, però io ho gente che mi alcuni che mi ascoltano, questa parla da sola. Trovate questo piccolo topo e quando lo trovate dovrete eliminarlo. I gatti trovarono uccello e la circondarono. Io la chiamo uccello, lei, ok? Oh, che bei gattini. I gatti sono belli, sì. Altrove un gatto consegna una nota a Yuma. Abbiamo la tua amica. Certo che ricevere una nota da un gatto, abbiamo la tua amica, suona un po' come una minaccia. Seguici per riaverla, e giustamente. E ovviamente Yuma trovò Katie. Chi sei? Sono Katie Catherine, ma puoi chiamarmi Cat. Oddio, c'è un pattern strano. Tori, Cat. Se spuntano fuori altri personaggi di Victorious... Che cosa ne hai fatto di Tori? Tori, pensi solo a lei? No, penso a un sacco di roba, ma... Comunque, lasciala andare. Solo se mi sconfiggi in un duello. Tu non sei un gattino spaventato? Astral, pensi che lei abbia una carta numero? Se lei ha un numero, allora devi vincere questo duello. Volevo vincere comunque. Bravo. Oh, attenzione, giocarsi tutto per tutto. Non riesco a leggere tutto quanto. Mano, no, cioè mano, carta.
è bello comunque sia il dispositivo che hanno loro per duellare in maniera virtuale. Accentua ancora di più il fatto che la Kaiba Corporation abbia, se la Kaiba Corporation qui produce ancora dual disc, accentua ancora di più il fatto che la Kaiba Corporation abbia inventato dispositivi di realtà virtuale che potrebbero comunque un giorno rivelarsi reali. Nella vita vera potrebbe uscire un dual disc vero. Comunque sia, vediamo che roba abbiamo. Questa qua dal cimitero, ghiandolino, ghiandino. Abbiamo, eccolo. Vabbè. Ah, posso attivare l'effetto dalla mano proprio. Ghiandino, mando un pignetto al cimitero. Ho già capito dove andiamo a parare. Ok, ok. Sì, attivalo. In attacco. Qui, vabbè, a caso. Bene, due evocazioni speciali, quindi posso ancora evocare. E questa può essere evocata specialmente, tra l'altro. Baby Tiragon, devo riuscire ad evocare. Evocazione normale. Non ho idea di cosa faccia questa carta, ma la evoco. È una carta numero. Ha senso. È un po'. Mi ispira comunque. È un gattino, più o meno. Quindi dovrebbe piacere a Cat qua. È un Tiragon. Ah, l'effetto non è male però, eh. Vabbè, attiviamo l'effetto di potere del Mago e lo diamo a Baby Tiragon. Ora, ha aumentato un po' l'attacco. Se io nel prossimo turno riesco ad evocare un mostro... Oh sì, avevo letto dopo l'effetto. Aia. No, le bestie cristallo. Ah, forse solo ametista, perché lei i gatti. Quindi roba felina. E però ci sono alcuni felini Yu-Gi-Oh! Che danno da fastidio davvero. Ah! Che bello. No, fermati, che bello. Ah, comunque, sì, ti frego comunque. Ti copio questa. Però aspetta. Sembra uscito da Dark Souls in qualche maniera. Sembra un miscuglio tra un'armatura di Dark Souls e Black Panther. Non lo so, mi dà questo vibe. Attivo venti di bufera. Perché devo assolutamente aumentarmi l'attacco. Almeno sto bene. Fino a, per tutto il prossimo turno. Così qualunque cosa possa evocare. Almeno, a meno che non fa un'evocazione strana, non mi può dare fastidio. Ha 14 carte nell'extra deck. Cattivella, eh. Kinkabio. Allora, faccio una cosa. Evoco Kinkabio. Attivo l'effetto. Mi riprendo. Qua, pignetto. Avevo in mente una cosa diversa. Volevo fare una cosa diversa, a dire il vero, però non mi è stato possibile. Comunque, lo so, tre carte di livello 1, ma... mi dice scegli come bersaglio un mostro di livello 1. Non è considerata carta mostro questa? Forse le Xyz non contano. Forse. Non contano le Xyz, però... vabbè. Ok, va bene, topo chiave e gatto lucchetto. Vedi che c'hanno un po' di lore tra di loro. Comunque sia, un po' di danni l'ho fatti. Allora, avendo attivato l'effetto, se questa carta lascia il terreno, devo bandire questa. Mi torna in mano, quindi questa viene bandita. E ciao, tanti cari saluti, pignetto. Mi dispiace che ti sia sacrificato. Ah. No, un'altra volta quello, no, ti prego. Ma no, ma io ti voglio bene, Katie, non è vero, però non mi devi evocare sto mostro. Non mi riportano i conti. Io attacco. Anche a costo di sacrificarmi un mostro, io attacco perché non posso assolutamente permettermi che lei possa evocare altra roba. Dunque, un altro topo lucchetto, no, topo chiave e gatto lucchetto se ne sono andati. Quindi ne altri due. E ne ha un altro ancora di ognuno.
Spada rivelatrice, mi conviene usarla per vedere chi cavolo evoca, cioè chi cavolo ha lì sotto? Non mi conviene. Mi conviene piuttosto attaccare con Kinkabio, che nome è. Me lo aspettavo! Me lo aspettavo che c'era un mostro con una difesa piccolissima. Ma non ho attivato l'effetto, scusami. Anche senza attivare l'effetto, questa si ritorna in mano? Non mi attacca però, se fa come prima non mi attacca. Ah, se viene scoperto normalmente. Ok, allora la evoco. E abbiamo potenziamento dell'ego. Mettiamola qui. Quando un mostro dichiara un attacco, scegli un bersaglio sul terreno. E non va bene, non si attiva. Perché? Perché, scusa? Perché non si è attivata? Quando un mostro dichiara un attacco, scegli come bersaglio un mostro scoperto sul terreno. Potevo anche attivarla dalla mano, ma è comunque coperta. Che devo fare? Spade rivelatrici. Tocca. Che bisogna fare? È andata bene. È andata piuttosto... Fammi pensare. Devo assicurarmi di avere il campo libero dalla sua parte. Quindi, Kinkabio... vabbè, a sto punto... Se questa carta viene evocata... Evocazione speciale. Quindi va bene. Giusto, Yu-Gi-Oh? Bene. Attiviamo Ash di distruzione. 1004 sarebbero. La do a Kinkabio. Sì. Ma sei un pezzettino di... Vabbè, comunque sia, è andata anche così, è andata. Sarei un pezzettino di palle, carta... carta, in generale. Perché? Al turno dopo si attiva? No, è strano, dai, è strano proprio. Comunque non possedeva nessuna carta numero. Hai fatto una promessa, Cat, dimmi dove si trova Tori. Va bene, Yuma. Quando Yuma trova Tori, lei stava giocando con un gruppo di gatti nel parco, completamente indenne. Ah, è tutto bene, allora. Ha perso la cognizione del tempo. Vabbè, 10 minuti, quanto sarà stato? I guai seguivano sempre Yuma, e i guai ruotavano sempre attorno alle carte numero. Kite apparve improvvisamente dal nulla. Era un cacciatore di numeri e cacciava chiunque possedesse una carta numero, come Yuma. Kite attivò immediatamente un terreno da duello che rallentava il tempo. Ma così? Solo le persone con i numeri possono muoversi liberamente in questo terreno. Per quello io so che tu hai un numero. Mi ricorda un po' Jack. Tu sei bloccato in questo terreno. Ottimo. Sì, una grande idea. Adesso non hai scelta. Tu ed io duelleremo per i numeri. Beh, preparati a essere sconfitto. Ti batterò, cacciatore di numeri. Yuma, questo duello non è per divertirci. La posta in gioco è troppo alta. Nel frattempo, un uomo di nome Dr. Faker stava utilizzando l'energia vitale di Heart, il fratello di Kite, per attaccare il mondo astrale. Chissà da dove viene Astral. Tuttavia, Kite non sapeva del piano di Dr. Faker. Sì, tutto funziona. L'energia scorre. Ben fatto, Heart! Il mondo astrale la deve pagare. Fagliela pagare con tutto il tuo potere. Stai facendo un grande lavoro, Heart. Usa il tuo potere. Utilizzalo al massimo. Il potere... troppo forte... Non riesco a controllarlo. Ah, fratello! Senti la sconfitta vicina? Ci ha battuto. È finita? Temo di sì. Addio. Messaggio in arrivo, Master Kite. Heart è nei guai. Heart, finiremo questo più tardi. Ma ora devo andarmene. Priorità. Ognuno ha le sue. Nuovo duello, le radici del problema. E qui mi sa che ci sta Bronk e Astral, per qualche... mi sembra Astral, oscuro. Dopo la sua battaglia con Kite, Yuma sconfisse un altro duellante e prese il numero 96, Nebbia Oscura. Aia. Purtroppo un mostro apparve dalla carta e attaccò Astral, ti pareva? Yuma fu posseduto dal mostro, il suo amico Bronk doveva salvare la situazione. Yuma, devi dare utopia a Bronk.
Ma perché? Falle e basta. Bronca, afferra. Presa. Ehi, mostro scuro e raccapricciante. Se vuoi questo numero devi battermi in un duello. In un duello? No, Bronk! Scappa! Dimenticami e salva te stesso! Assolutamente no, Yuma! Non mollo mai un amico. Dove stavi gli altri giorni, gli altri duelli? Commovente, molto bene, duelliamo! Maggio Shaleon! Bello l'occhio a stella. Oh, ce la facessi a vincere un sasso carta forbici! Ah, però inizio per secondo, come prima. What? L'agile Momonga! Yeah! L'hai voluto tu! Questa carta ce l'avevo e non l'ho mai usata. Andiamo ora. Richiamo di ferro non è per ora. Ma questa che è? Oddio, spirito ingranaggio molla non sembra male, eh? Questa che fa? Ok, iniziamo evocando specialmente il cavaliere giocattolo. Ha anche un effetto, un altro effetto di farmi evocare un altro mostro. Non ci sono carte a cui applicare l'effetto. Però, aie di ferro. Questa carta guadagna 400, puoi far guadagnare 400 punti d'attacco, ma non puoi attaccare. Che carte abbiamo? Ah, utopia. Sì. Sì! 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 Ok, queste però non vanno al cimitero. Piccolo errore mio. Volevo attivare l'effetto di ingranaggio molla. Però devono essere al cimitero le carte. Queste non vanno al cimitero. Ragazzi, mi ci vuole un po' di tempo per abituarmi a tutto quanto l'ambaradan nuovo delle evocazioni. Vuoi attivare l'effetto? No, non annulla l'attacco. No, no, no. L'agile Momonga guadagna 1000 punti e poi evoca... What? Può evocare anche? Ah, sì. Oh. Mi fa ridere come dice: puoi evocare un numero qualsiasi di agile Momonga dal deck. Ma massimo tre carte per ogni... cioè massimo tre copie per ogni carta. Alcune sono limitate. Sì, attivo. L'hai voluto tu. Ciao, 1500 punti, bye bye proprio. Oh no. Tutte di livello 2. Stiamo calmi. Oh no, nebbia oscura. Ho paura. Perché ho paura? Ah, ecco perché. Oh. Ma 2000 punti danno non sono poi tanti alla fine. Può succedere di peggio. Ora, con Utopia al cimitero non ho solo mostri macchina al cimitero. Quindi non posso attivare spirito ingranaggio molla. Che bello. E mi prendo pure l'attacco del porco spino. Alla grande. Mi serve un mostro ora. Un mostro che posso evocare! Ora cosa farà? Un'altra evocazione Xyz? Ah no, aspetta. Ah! No. Va bene. Ci sta. Let's go. Mi riprendo Utopia in questa maniera. Posso farlo, sì, posso. Sì, Utopia posso farlo. Con resuscita mostro, sì, con questa no. Ma che ha fatto? Eccolo qui. Bello come il sole. Sì, però ogni volta sta scena. Saldiamo, skippiamo, con tre si skippa, Ok, evoco ingranaggio arsenale. Almeno faccio qualcosina. Ok, potrei anche attivare questa. Dai, l'attivo. Faccio un piccolo attacco di massa. Vai. Qui. Allora. O rievoco Utopia. A sto punto sì, evoco Utopia un'altra volta. Perché no? Tanto ora c'è materiali, no? L'effetto di questa qua si annulla perché oramai è una carta
che è stata sovrapposta, quindi è diventata materiale. Corsa avventata non l'attivo, perché sennò è peggio. Perfetto. Bene. Si attiva l'effetto? No, perché ora è materiale. Bene, bene, bene. Aia, dunque carica anime. Quella mi fa paura. Beh, mi attacca, attivo sì l'effetto. Scarto una carta sovrapposta e via. Si dice sovrapposta? Non so, come si fa il termine tecnico, voi che lo sapete. Ah, durante il turno di qualsiasi giocatore, quindi mi diminuisce l'attacco. Allora, mi dimezza l'attacco, quindi la mia andrebbe a 1750. E lei andrebbe a 1850. Ma io ora ti frego. Ti frego, caro mio. Ti frego alla grande. Guarda qua che combino. Guarda che ti combino. Bene. Perfetto. Non ha più nessun materiale. Posto. Fatto. Quella carta non è più un problema. A meno che non trova il modo per... Ok, gioca in difesa, quindi non fa nessun tipo di evocazione. Ottimo. Lasciamo perdere. Io ti attacco. Vuole... Oh, perché se lo vuole tenere? Perché se li vuole tenere? Non ha... Questo qui forse non ha due stelline. Questa sì però. No ragazzi, che cavolo. Allora, facciamo a capirci. Questa è pericolosa. No! L'agile Momonga. Perché l'agile Momonga? Sì, annulla la fase di battaglia. Ciao. Ah, perché mi vuole costringere. Mi attacca e viene distrutta. Bene. Ma come attacco diretto? Ho annullato l'attacco! Ma non capisco. Vabbè, evoco Treno Espresso Trolley Holly e attacco l'agile Momongas. Va bene. Mi attacca sicuro ora. Già, bella la vita, eh. La vita a Paperopoli è uno spasso per te. Aspettiamo che faccia lui. Bello! Bello! 2000 punti danno. Yeah, let's go! Let's go, Pog! Yeah! È iniziato benissimo e sta andando sempre peggio. Ho pescato aglie di ferro, l'ho evocato e grazie al richiamo di ferro prendo un granaggio arsenale dal cimitero. Non posso attivare l'effetto. Veramente sì, ma... Gli effetti sono annullati. Ora, se io evocassi Utopia, gli farei 1500 di danno. Lo faccio! Mi sono giocato 3 Utopia in un duello. Non lo credevo possibile. Non lo credevo possibile. Ma l'ho fatto. Lui però potrebbe comunque attivare l'effetto di questa carta. Giusto? No. Un attacco che coinvolge questa carta, quindi no. Ho vinto, se quella carta coperta non è nulla. Mamma mia, 3 duelli lisci! Lisci come l'olio proprio. Impossibile, ho perso. Impossibile! Ce l'hai fatta, Bronk! Grazie, amico! Dopo la sconfitta, il numero 96, Nebbia Oscura, fu assorbito da Astral. Il pericolo era finito, per ora. Che vi devo dire, amici? 3 duelli importanti, insomma. 3 duelli importanti per quanto riguarda la vittoria, perché ho vinto senza mai perdere neanche una volta. A parte che le altre volte, quando perdevo, ve lo dicevo, quindi...
non avrei problemi se perdo a dirlo, quindi sono contento che è andata liscia come l'olio. Bene, bene, bene. È anche stato un po' difficile l'ultimo, perché non pescavo carte giuste, quindi... Eh beh, anche nella vita vera, quando giochi a Yu-Gi-Oh! Se non peschi le carte giuste, sconfitta viene a prendermi. Ad ogni modo, io vi ringrazio quindi per aver seguito anche oggi 3 duelli di Yu-Gi-Oh! Nel prossimo affronteremo altri 3 duelli e completeremo questa pagina, se si può definire pagina. Affronteremo anche una donna, sembra. E perché dovevo sottolineare donna? Non lo so, mi è venuto spontaneo. Ad ogni modo, in descrizione trovate sempre il link che vedete anche adesso passare allo schermo per i social. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!